Amici di motorsport.com, ciao a tutti, siamo in una puntata importante del Candido, siamo praticamente in un'ora di Pasqua, quindi con l'uovo sotto il braccio, pronti per festeggiare questa Santa Pasqua. Anzi, saluto Antonio e già in anticipo gli faccio gli auguri, come li giro a tutti voi cari amici che siete a seguirci, sempre più numerosi, questo dobbiamo dirlo. Ciao Antonio. Ciao a tutti, beh, non è una novità che siamo presenti per le feste, noi alla fine ci siamo sempre e quindi devo dire che queste tecnologie poi aiutano, perché uno, qualunque sia il momento, va, ci si mette, ci si trova con gli amici, e cosa c'è di più bello che trovarsi con gli amici? Quindi bene, buona Pasqua a tutti, sono contento. A proposito di cose belle, divertenti e intelligenti, e questa la dice lunga sulla Red Bull e su come la Formula 1 possa essere usata in modo intelligente e strategico. Ho visto purtroppo solo le foto, ma immagino che abbiano fatto un filmato, che Ricciardo, che con la Formula 1 se ne va per il deserto saltando dune, facendo, ecco, questa sdrammatizzazione, questo portare un mito in condizioni inattese e diverse, che è molto proprio di Red Bull, ha fatto del suo asse di comunicazione quello di avere le ali, delle ali che ti aprono la fantasia, però è molto bello e mi dispiace che adesso non so quando uscirà, come uscirà. Noi abbiamo pubblicato delle foto, non so se tu sappia se il filmato esiste già o cos'è, ma è molto bello pensare che la Formula 1 alla fine possa diventare anche un oggetto di divertimento e non solo di impegnativa sfida, come siamo abituati a immaginarla e a vederla. Ah, non c'è dubbio, poi gli uomini della Red Bull su questo campo sono straordinari, perché si sono inventati i passaggi con una Formula 1 nei posti più incredibili, quindi non ci deve stupire assolutamente niente, oltre che stupirci sempre in pista per la capacità con cui riescono a scappare via davanti a tutti quanti. E poi immaginiamo il sorriso che poteva avere Ricciardo in quei frangenti, perché col suo sorriso, che sorride anche quando non dovrebbe, lì rideva come un matto, perché chi ti dà un giocattolo così per fare il matto? Bravi, 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 va bene, che siano bravi lo vediamo dalla classifica del Mondiale. Devo dire, mi è sembrato molto interessante quello che ha scritto ieri Kinkero a proposito di Toto Wolff, che si incrocia un po', mettendo le cose a confronto, con i messaggi che arrivano a Maranello dalla conferenza che ha fatto ancora Vasseur, dove comunque non sembra aver espresso grande serenità. La sua fisionomica in questo momento certamente lo fa soffrire di quella che è la situazione nella quale la Ferrari si trova, e vedere dall'altra parte un Toto Wolff così serenamente illuminato e abilmente portatore di messaggi, fa pensare perché la sfida anche per il secondo posto sia una sfida, o il terzo, visto che tra l'altro con grande abilità Toto Wolff ha lodato l'Aston Martin per quello che ha saputo fare per parare la domanda sul budget cap, perché nel momento in cui gli viene chiesto: ma avete fatto una macchina, adesso ne fate un'altra, dice sì, ma guardate l'Aston Martin che progressi che ha fatto, e non risponde al tema del budget cap, che comunque è sempre lì dietro. Noi tutti andiamo avanti a parlare, a vedere, a commentare, ma c'è questa aleggia il budget cap, del quale non si ha un profilo definito e non si sa neanche se lo si avrà o no.
Però, no, guardando ai due personaggi, ecco, io devo dire che chi, proviamo a metterci al loro posto, da una parte e dall'altra. Toto Wolff è in un'azienda potente, rassicurante, un'azienda per sempre. La prima automobile è stata una Benz, la storia della Mercedes-Benz è da sempre, e la solidità dell'azienda è fuori discussione. Per cui già lì tu sei su una corazzata che ti dà sicurezza. Se prendiamo la storia della Ferrari, la storia della Ferrari è una storia intanto molto più recente, straordinariamente esaltante, basta vedere cos'è la Ferrari nel mondo, che ha avuto nelle corse un vessillo che ne ha fatto il mito. Poi che questo mito sia stato in parallelo, perché non dobbiamo dimenticarlo che Enzo Ferrari, grazie anche a Pininfarina e a Scaglietti, è riuscito fin da subito a proporre automobili parenti delle automobili da corsa, da strada, assolutamente affascinanti, quindi automobili straordinarie. Però la vera ossatura del successo, e dico ossatura perché è solida, cioè è una realtà, è quella delle corse. Per cui l'aspettativa che crea Ferrari attraverso le corse è un'aspettativa che rende chi si trova in difficoltà in una posizione ben più fragile di quella di chi si trova in difficoltà in un'azienda che comunque è la corazzata dell'automobile da 100 anni e più, e che quindi può anche prendere il mare grosso, il mare difficile. Quindi già questo mette due personaggi che hanno lo stesso ruolo in condizioni diverse, quindi di questo dobbiamo tenere conto. È evidente che quando sei su una corazzata di quel tipo e quando sei azionista, cosa che Toto Wolff ripete e sottolinea, io resterò sempre qui perché prima pensavo di fare l'investitore che compra, fa crescere le azioni, le vende, e poi sicuramente per le soddisfazioni che ha ricevuto, non escludo anche per le incertezze di questo mondo dove vedi delle banche che non metteresti mai in dubbio, che tremano da un giorno all'altro e fanno tremare un paese anche come la Svizzera, poi devono intervenire e salvare. Stare in una struttura solida in cui le tue azioni sono comunque parte di un sistema che ti garantisce che non ci saranno scossoni drammatici, e allo stesso tempo un sistema del quale alla fine ti sei innamorato, perché lui si vede che adora stare lì, anche se è un lavoro, se non andrà tra 10 anni in Australia perché il viaggio è troppo lungo e ha 61 anni ha paura di non andarci, io sarei pronto a scommettere che invece ci andrà. Ecco, quindi, ecco, questa è un'altra differenza, perché a Maranello purtroppo sei lì, c'è una trasmissione che vedo quando sono in palestra a correre sul tappetone, che è il meglio che viene dato a quell'ora dalla televisione, che si chiama Avanti un altro, dove la gente arriva, gli fa due domande cretine, cade, ne arriva un altro. E a Maranello è un po' così, cioè se prendiamo la stabilità della Mercedes, non parliamo poi quella della Red Bull, e ci troviamo di fronte a tutta una serie di successioni, da Toda a Domenicali, a Mattiacci, ad Arriva Bene, a Binotto, adesso a Vasseur, mentre là stai i piedi tutte e due per terra con delle belle scarpe solide, lì non voglio dire che cammini sul filo, ma sicuramente su un muretto scivoloso, dove ogni tanto c'è una macchia d'olio o che può trasformarsi in una macchia di sangue, nel senso che quando cadi ti fai male. Ecco, anche questa è una cosa di cui dobbiamo tenere conto. Io la settimana scorsa, e l'ho ribadito poi anche lunedì dopo il Gran Premio,
Ho ammirato molto e mi è piaciuto molto Vasseur quando ha detto basta raccontarci balle, qui dobbiamo vedere le cose per quelle che sono. Ecco, dobbiamo sperare di trovare sempre questo Vasseur. Io non so, Franco, che cosa tu pensi di questa idea di fare ricorso alla cosa di Sainz, che sembra un po' ridicola, perché nel momento in cui hai avuto una sanzione, d'accordo, hai perso qualche punto, però coi problemi che ci sono, a rischiare di essere, di vedersi respinti nel ricorso, cosa che io ritengo probabile, poi magari mi sbaglio. Queste mosse mi sembrano che siano più delle mosse che distraggono in un momento in cui dovresti essere super concentrato, piuttosto che utili e proficue. Non so qual è il tuo pensiero. Ma Antonio, io sono abbastanza, ti dico la verità, stupito, perché l'azione vista nelle varie posizioni da parte di Carlos Sainz è un indubbio errore. È arrivato lungo, ha colpito Fernando Alonso. Poi si può discutere sulla portata della penalizzazione dei 5 secondi, ma per quella che è la regola, il diritto di revisione dell'articolo 14.1.1 del Codice Sportivo Internazionale, per citarlo bene e tutto, devi portare però qualche nuovo elemento che sia significativo e rilevante. Allora, con tutte le immagini che abbiamo visto, con tutte le inquadrature dell'incidente, cosa c'è di più e di nuovo che può cambiare lo scenario, al di là del bel gattone che è apparso nella nostra bella inquadratura? Eh sì, è Corvina, che è pericolosa. Corvina, Corvina è una gatta che ti graffia, quindi devo stare attento. Attenzione, Corvina, attenzione. Fai vedere che brutti occhi da cattiva che hai. No, è quello che si, cioè, mi sembra una distrazione inutile. Adesso vai via, però, su, dai, da brava, vai via che disturbi con quella coda lì. Ecco, sembrano i serpenti di Maranello. Guarda, ha raddrizzato il serpente. Qua, raddrizziamo il serpente. Attenzione, basta. Allora, torniamo. La sensazione è che non sia un'iniziativa partita da Vasseur, perché dei colleghi per tre volte addirittura gli hanno chiesto che cosa si aspetta dalla revisione di questo atto, e lui ha risposto sempre girandoci intorno, non volendo prendere una posizione di che cosa la Ferrari può aspettarsi dalla revisione di questo concetto, ed è quantomeno strano. Poi capisco che non sia facile focalizzare dove si può andare a parare, ma i precedenti Ferrari con le revisioni non sono state dei grandi esempi nei quali ha fatto bella figura. Quindi il dubbio che mi è venuto è: o gli è arrivato uno shampoo dall'alto, dal vertice dell'azienda, dicendo ma noi siamo la Ferrari, non siamo neanche difesi, non possiamo subire così, e quindi c'è una reazione, oppure la voglia di difendere il pilota che ha cominciato a lagnarsi da subito appena il fatto è successo. E allora prende un'altra piega, perché se per difendere Sainz a tutti i costi va a finire che si, virgolette, usa la Ferrari per un qualcosa che non è nemmeno il caso di dover aprire la situazione. Almeno io la vedo così, vedo pochissime possibilità di venirne fuori, se non contestando che negli altri due incidenti che abbiamo visto, quello delle due Alpine piuttosto che quello di Sargeant con la Williams addosso a De Vries, non sono stati sanzionati. Però è una partita, secondo me, molto difficile. Quindi si è messi in un terreno scivoloso, come hai detto prima, caro Antonio, e credo, non so quanto Vasseur ci creda in quello che ha avviato per portarlo avanti. Tu eri presente, quindi puoi giudicare meglio di me. Io, pensando alla realtà di un'azienda
ci siamo arrivati partendo dal principio di come ci sono aziende diverse in situazione, cioè una Mercedes piuttosto che una Ferrari. Se qualcuno dall'alto ha chiesto a Vasseur e ha obbligato, attenzione, Vasseur a fare questa cosa, questo sarebbe un segno di pericolosa debolezza, perché vorrebbe dire togliere a chi hai messo come responsabile, con tutte le responsabilità che ha, sia oggettive e reali in azienda, che di fronte all'opinione pubblica, di fronte a chi osserva, guarda e spera, beh, sarebbe di una gravità a distanza di 3 mesi altissima, perché fai perdere sicurezza alle persone. Cioè, io mi auguro che non sia così. Anche io mi auguro che non sia. L'errore dell'andare a voler supportare il pilota a tutti i costi, no? Che magari ha anche delle clausole contrattuali nelle quali è scritto che se succede qualche cosa deve essere sostenuto fino alla fine. Quello può essere. Però è una valutazione che, guardando Vasseur, non era il Vasseur che abbiamo sicuro, visto all'inizio, definito sicuro, no? Pronto ad andare alla guerra con tutti quanti. Mi è sembrato un Vasseur che ogni tanto rideva in maniera sardonica, no? E con un atteggiamento che decisamente era diverso. Adesso torni alla fisionomica, vedi che... ma è inevitabile, Antonio, perché a volte sono le cose delle parole non dette che valgono molto più di quello che poi viene oggettivamente dichiarato. Lasciami aprire solo una parentesi sul discorso bellissimo che hai fatto di Toto Wolff. Perché non ho finito, ne ho ancora. No, perché la sensazione mia è un'altra. Lui ha dato questa sensazione di grande sicurezza, riusciremo a svoltare, abbiamo il tempo, con Imola arriva questa macchina, il nostro gruppo reagisce, io sono legato qui, come dicevi, in maniera perfetta tu. Però attenzione, lui si trova gli altri due soci al 33%, che più di una volta hanno avuto rimostranze su quello che in tempi recenti ha fatto e deciso. E mi è sembrata una garbata posizione, per come l'ha raccontata Roberto, per far valere, attenzione, io il mio scrigno, il mio sedile ce l'ho e non me lo tocca nessuno, in modo garbato, cioè non sono movibile. Magari può essere tolto dal ruolo di team principal, no? In quanto ha un contratto in scadenza, ma in quello di socio, alla pari poi, no? Nemmeno alla di minoranza, beh, la musica evidentemente potrebbe diventare molto molto diversa. Mi hai tolto la conclusione, ma prima di riprendere Toto Wolff, che per non dimenticarmi, credo che noi dovremmo, per quanto riguarda Vasseur e la sua fisionomica, fare come alla Andy Warhol, cioè prendere le sue foto in diverse situazioni, fare tutto un pannello con le foto della fisionomica di Vasseur, per capire e mediare e vedere qual è la probabilità che si arrivi a quella soluzione che, seguendo una specie di gaussiana che stiamo vivendo, è partito sorridente, ovviamente distorto, appena arrivato, eccetera, eccetera. Poi ha preso quella bella posizione giusta, sana, non dobbiamo raccontarci le balle, dobbiamo andare avanti, eccetera. Poi dichiarare, per esempio, che le innovazioni che verranno erano già pianificate, in un certo senso è dire facciamo le innovazioni di Binotto. E no! Le innovazioni che portano sono le innovazioni che stanno nascendo adesso, con la anche se non fosse, ma devi dare la sensazione, lui è in una situazione difficile, è appena arrivato, ma dai la sensazione che la squadra lì, che, perché l'abbiamo avuta tutti noi che la squadra si sia rimessa in riga, e questa affermazione è un'affermazione che mi fa scendere la gaussiana, perché non vabbè. Comunque, senti, questi, anche uno che vive sotto i raggi X giorno e notte, poveretto, non è che dobbiamo continuare a metterlo sotto processo, però
alcune cose uno se le mette lì, e quindi poi sull'abilità di Toto Wolff hai appena dato tu una lettura più ampia di quello che lui ha detto, ma pensiamo anche all'abilità che aveva avuto nell'utilizzare, tra virgolette, Binotto per far montare lo scandalo budget cap. Vai avanti tu, che io sto qui e mi viene da ridere, perché poi alla fine tutta la cosa su di lui, tanto che risolto il caso budget cap, guarda un po', ha detto no, Binotto non verrà in Mercedes perché abbiamo troppi cocci. No, non hanno molti, i cocci li aveva creati anche lui, questi cocci, quindi. Però questa è la Formula 1, quindi uno deve sapere come muoversi e come. Un'altra cosa, e l'abbiamo già toccata, è la chiarezza nei messaggi che sta dando Mercedes. Facciamo questo, l'abbiamo programmato così. Crediamo ancora nel mondiale, perché poi è vero che hanno un vantaggio, adesso sono praticamente i punti sono doppi rispetto. Però il campionato è lungo, non si sa mai, che può succedere di tutto. Quindi il fatto che affermi con quella tranquillità che ti fa pensare che ci sia magari più solidità di quella che c'è, che loro pensano al mondiale e comunque a essere seconda forza, che diciamo dopo il primo Gran Premio e metà del secondo non lo avremmo mai ipotizzato. Oggi è qualcosa che si profila, vedremo se Aston Martin, che lui come abbiamo detto è molto lodato, avrà però la capacità, avendo alla fine, sebbene Stroll qualche sprazzo lo dia, ma avendo alla fine un solo pilota di punta, se riuscirà a mantenersi seconda forza o se aprirà lo spiraglio a Ferrari, se Ferrari si sveglierà, o a Mercedes, visto che Mercedes sembra che si sia già svegliata. Ecco, questo è. E l'altra cosa che appare, si vede quando parla di Ellison, come Wolf glissi sulle persone e insista sempre sulla squadra, sul team. Ha fatto una grande lode, tra l'altro, a Costa, ma una lode bellissima, perché ha detto che ci hanno messo 3 anni praticamente a pianificare la sua uscita e a costruire quella che è stata poi la Mercedes vincente. Che ci sono volute 3 persone per coprire il ruolo che aveva Aldo, quindi esatto. Un riconoscimento, devo dire, altissimo a un tecnico che merita tutta questa stima. Ma guarda, io mi sono trovato con Costa in un paio di occasioni in cui, facendo il Ferrari Magazine, l'ho intervistato quando ero lì. Quello che faceva impressione parlandogli era il rigore mentale di tutto ciò che diceva, le cose a cui si riferiva, avevano sempre tutte una logica ferrea, quasi che lui non rispondesse a domande, ma presentasse qualcosa che aveva già preparato prima, vale a dire che di fronte a una domanda lo schema mentale che gli veniva sembrava era già definitivo, quindi una sicurezza, una solidità, una serenità, era totalmente rilassato. Ecco, questo ti dava un senso di sicurezza straordinario, e questo la Mercedes gli ha permesso di provarlo, cosa che a Maranello non è successa così bene come avrebbe potuto, sebbene abbia fatto un grande lavoro anche a Maranello. E poi il discorso che quando un team principal ha una squadra che lo sostiene, e sicuramente Toto Wolff questa squadra ce l'ha in mano, nel bene e nel male lo sentono il loro rappresentante, qualora chi è team principal in un'azienda in cui non hai una delega e un sostegno totale dal vertice, rischi che ti si sciolga sotto la squadra, e questa è la cosa più pericolosa che può capitare. Quindi
Io mi auguro che a Maranello in queste 3 settimane aggiustino le cose invece di rovinarle, perché altrimenti veramente facciamo la chiacchierata una settimana sì e una no, perché sennò siamo sempre qui a piangere e non credo che sia quello che i nostri amici vogliono. Un'altra cosa bella che è uscita dall'intervista, bellissima intervista di Kinkero, è la grande stima che Toto Wolff ha per Kimi Antonelli e per la famiglia, che non è poco, perché queste piccole star in crescita, se non hanno una famiglia che le sostiene, e le sostiene nella maniera giusta, senza esaltarle, che le tiene nella serenità, rischiano di bruciarsi. Speriamo, sto ragazzino, io non ho ancora capito, perché abbiamo pubblicato una foto dove un altro po' in carrozzina lì col ciuccio. Era la foto del praticamente debutto nel mondo, nel mondo dell'ambito Mercedes, ed era curioso perché indicava il marchio della squadra di Formula 1 e ancora doveva entrarci, aveva appena raggiunto l'accordo. Adesso è già un personaggio riconosciuto anche nell'ambito della squadra di Formula 1 e ti dico, i genitori sono una coppia straordinaria, il papà ha un team importante che corre in Gran Turismo, che ottiene grandi risultati. Papà tessuto. Correva in Super Turismo ed è stato mio team manager quando correvo pure io. Ha fatto con macchine private delle gare straordinarie, con un talento clamoroso, e parlo del papà, in grado di infilarsi fra Ravaglia, Tarquini, quindi le macchine ufficiali. Anzi, ogni tanto dava anche un po' di fastidio nell'ambito di quelli che erano i piloti supportati, e quindi diciamo che c'è una preparazione di conoscenza, DNA e talento che arriva dal papà, e poi c'è una mamma straordinaria perché ha la capacità di riuscire a tenere il morso di Andrea Kimi in una situazione che lo sta facendo crescere in modo graduale, senza mai lasciarlo andare verso il grande personaggio subito che diventa divo, ma con i passaggi giorno per giorno, l'obbligo di andare a scuola e portare dei risultati che non sono assolutamente poca cosa per uno sportivo che fa l'attività ad alto livello, anzi molto spesso questi ragazzi abbandonano la scuola, quindi esatto. Devo dire che è un ambiente molto molto favorevole, e questa è una delle ragioni per cui Toto scommette su Andrea Kimi, ed è una delle ragioni per le quali io penso che sarà un talento che vedremo arrivare in Formula 1 molto presto. E questo è molto, speriamo, perché anche questo aiuterebbe la passione italiana per l'automobilismo e per la Formula 1, quello di avere un nostro pilota, perché adesso è un'assenza ormai clamorosa, perché dovremmo avere un nostro pilota protagonista. I tentativi anche recenti sono sempre stati di ragazzi di talento che non hanno avuto l'occasione, la fortuna o la capacità, non lo so, però di andare oltre quello scalino ripidissimo che è quello di diventare un campione. Ecco, quindi ne avremo veramente bisogno, questa è una cosa vera. Su Wolff hai ancora qualcosa da aggiungere? Perché io una spigolatura dell'intervista l'ho colta ancora, Antonio, non so se tu hai avuto la stessa sensazione. Dimmi. Perché ha parlato di grande fiducia per Kimi Antonelli, ma ha parlato anche di grande fiducia per il vecchione del team, che è Lewis Hamilton, e ha detto una cosa che mi ha colpito molto. Ha specificato che non lo sta inseguendo per quello che è il rinnovo del contratto, mentre a me risulta appunto che la parte tedesca invece vorrebbe avere delle garanzie se Lewis rinnova, resta, oppure se se ne dovesse mai andare bisogna poi correre a trovare un'alternativa. E la risposta che hai letto è stata molto chiara:
io mi fido di Lewis, se voleva andare via me lo avrebbe già detto, dobbiamo solo sederci a un tavolo e definire le questioni. Ecco, anche questa mi sembra una sottolineatura, voi spingete, sì, scassate, però io sono tranquillo, fate quello che vi pare, alla fine la questione l'andrò a chiudere io. Non ho bisogno di un piano B, mi basta il piano A. D'altra parte devo dire che Alonso con questa nuova giovinezza rassicura sulla longevità dei piloti, cioè evidentemente quello che come in tutte le cose, quello che aiuta a essere vincenti è la motivazione e la solidità della situazione in cui ci si trova, al di là dell'età. L'età è... Allora, se vai in questo campo, caro Antonio, non dico Fangio, che era ai 50 anni, esatto. Ma ti faccio l'esempio recente di Gabriele Terquini, che l'ultimo titolo l'ha vinto a 60, quindi hai voglia di allungare la carriera agonistica. Però, salutiamo anche Gabriele. Eh sì, con piacere. E senti, no, adesso io non voglio, perché abbiamo associato i due nomi, sarebbe un'ambizione esagerata, ma se vogliono aspettare Antonelli con Hamilton, ben venga, ci possiamo stare. Ma appunto, Antonelli, quanti anni ha? Perché io continuo a parlare di questo ragazzo di cui non so molto. Ha compiuto i 16 anni. Ah beh, insomma, quindi Hamilton... Va bene, può arrivare all'età di Alonso, vediamo. Mettiamola così, sta facendo la Formula Regional, vincerà, se penso, credo, la Formula Regional quest'anno, andrà in Formula 2. Due subito? E poi sarà, ma io penso che non abbia senso fare la 3, per una ragione molto semplice, che è stata scelta la Regional rispetto alla Formula 3, perché ci sono i test e la possibilità di acquisire esperienza. Questi sono giovani che hanno bisogno di fare chilometri, certo. E la teoria del solo simulatore è una follia. Quindi condivido pienamente chi ha pianificato la crescita della carriera di Andrea Chimi, ma se riesce a ottenere il risultato, la Regional può essere molto simile al discorso, sì, della 3, e non mi stupirebbe se facesse poi il salto in Formula 2, quindi una prospettiva di 2 anni e mezzo, vederlo arrivare in Formula 1. Ci potrebbe stare. Allora, stiamo con questo piccolo sogno, che tra l'altro poi qui, leggo con interesse, la McLaren a Imola a fare dei test, con la macchina poteva andare… Esatto. Puoi fare diversamente. No, lo so, ma questo lo sapevo bene, però… Però fa effetto, dice sì, lo fanno per vedere se i dati della galleria del vento corrispondono, ma lasciamogli fare, diamogli 3 giorni all'anno alle squadre di potersi fare dei test quando vogliono, mamma mia, invece di questa ossessione dell'allineare i dati della galleria del vento, del simulatore con la realtà, pensa come sarebbe comodo anche per noi poter parlare di test veri, fatti da una squadra vera, con i piloti veri, in una pista vera, non nella pista finta, col simulatore finto, con la macchina finta, insomma, ma va. Senti, non credo che darà molti, molti scossoni, però questo fatto che la geopolitica stia portando a considerare che lo Stato italiano possa far valere la Golden Share per Pirelli, che ha un azionista di vertice cinese, fortunatamente Tronchetti da una parte, appassionatissimo, Bombassei, Brembo, socio anche lui significativo, dovrebbero garantire una continuità a Pirelli, però un azionista così potente e anche, diciamo pure, utile a un mercato importante come il mercato cinese, perché il mercato cinese oggi è il primo mercato al mondo, è diventato, quindi anche per i pneumatici, ecco, speriamo che non ci siano scossoni in un momento in cui devono rifare la gara per il fornitore unico, in cui devono investire
sulle famose gomme, sulle famose coperture senza le termocoperte. Sai la voce che circola nel paddock un po' così pissi pissi bau bau, come si diceva una volta? Il discorso che non ci sarebbe solo Pirelli, per cui si potrebbe andare eventualmente anche a un rinnovo con un ribasso dell'impegno, no? Visto che sono chiamati a ridisegnare, riprogettare, rivedere tutte le gomme in funzione dell'utilizzo senza le termocoperte, si sente molto il rumoreggiare di Bridgestone. Ti dice qualche cosa Bridgestone? Mi dice qualche cosa per tre ragioni. La prima, perché è stato il costruttore di pneumatici che ha portato ai grandi successi Ferrari. E mi ricordo con quale determinazione giapponese volevano questo. La seconda, che la Lamborghini ha presentato adesso questo suo nuovo modello ibrido, la Revuelto, Lamborghini fedele a Pirelli da sempre, tutto Pirelli, tutto Bridgestone. Io sono rimasto sorpreso. Questi hanno inventato, credo che il motivo che mi è parso più normale è che la Bridgestone è in grado di offrire i pneumatici anche da neve per supercar di questo tipo, cosa che altri non credo che sappiano fare, che possano fare. Però al di là di questo, la Bridgestone attenta a un marchio italiano sportivo estremo, ma terzo, che comunque questo successo di Honda in Formula 1 credo che stimoli l'orgoglio giapponese. Da una parte ci sono questi motori così performanti, se dall'altra arriva un gommista, la presenza giapponese potrebbe avere un peso che oggi ha abbastanza, ma che ieri non aveva per niente. Anzi, a un certo punto i giapponesi sembravano degli sconfitti da come erano state le difficoltà della Honda nel primo periodo e le uscite clamorose fatte in momenti in cui si doveva vincere e poi non si vinceva. Quindi non lo so, però non mi stupirebbe. Un conto è l'idea di voler entrare, un altro conto è andare all'appalto, che immagino si definirà entro giugno, per poi consentire a chi sarà vincitore di preparare le gomme. Ecco, pensare le gomme di Formula 1 credo che sia la cosa più difficile, perché rappresenta la Formula 1, non il solito pinnacolo tecnologico, certo, però è l'espressione poi che sulle quattro gomme si va a trasferire tutto il carico, la forza che queste macchine straordinarie sono in grado di trasferire a terra. E quindi è un esercizio complicato, vediamo come sia difficile poi mantenerle negli standard che il promotore chiede, perché poi in realtà non è che è la gomma che la Pirelli fa per far correre le macchine di Formula 1, è il mondo della Formula 1 che chiede alla Pirelli, con una lettera di intenti molto chiara, ben definita, degli obiettivi da raggiungere. Quindi non so se può essere facile per chi arriva da fuori dopo così tanti anni, perché il know-how che aveva la Bridgestone a suo tempo a questo punto andrebbe completamente rivisto per quello che è costruzioni, materiali, approcci, simulazioni, eccetera. Però se sono interessati vuol dire che si sentono pronti anche dal punto di vista tecnologico. Adesso la mia ignoranza, non so se siano presenti in altri tipi di campionati ad alto sono livello. Sono negli Stati Uniti col marchio Firestone, che fa parte della stessa famiglia, sì. In IndyCar. Quindi, sì. Però è un monomarca con un livello di prestazione molto più basso. Sì, perché poi entrare in Formula 1, l'abbiamo visto anche Pirelli all'inizio, cioè tu sei giudicato a ogni gara, a ogni sessione, in ogni situazione, quindi l'inizio, se sei monofornitore, come immagino resterà,
la Formula 1. Assolutamente, sì, sì. Tutto ti cade sulle spalle, cioè se le cose vanno male, ricordiamoci quando Michelin dovette rinunciare a Indianapolis perché non era sicura di poter garantire la tenuta dei pneumatici e le squadre si ritirarono tutte. Adesso tu però potresti andare via, Corvinetta, su. Senti, Franco, c'era un'altra cosa che mi ha colpito, la faccenda Massa Singapore, questo che bubbone che si è riaperto. Quindi questo... è stato Bernie che ha sparato la sua bomba e dalla sua bomba adesso deflagrano varie situazioni che andremo a vedere. Io credo, se te la devo dire in breve, non succederà niente, perché non è mai stato annullato un campionato mondiale per tutti i pateracchi che nella storia della Formula 1 nel tempo in più situazioni abbiamo visto. Abbiamo visto piloti, team cacciati, ma il pacchetto mondiale non è mai stato messo in discussione. Infatti lo hanno addirittura dichiarato che non hanno voluto che l'immagine… Poi è da vedere che Massa si sarebbe portato a casa quel titolo, perché poi l'effetto reverso avrebbe prodotto diverse situazioni e diverse cose. Io direi teniamoci per com'è la storia, ognuno si tenga giustamente quelle che sono le sue aspettative. La stessa figlia di Carlos Reutemann ha detto che sapeva del boicottaggio di Bernie alla vittoria rispetto a Nelson Piquet nel 1981 e la figlia di Carlos scrisse in più parti: il vero campione del mondo di quell'anno è stato Reutemann. Però appunto ci troviamo nelle stesse situazioni, no? Dove il risultato finale non cambia. Tu hai ricordato recentemente il caso Renault. Clamorosa, sai qual è? Che il nome ricorrente è sempre Piquet, padre piuttosto che figlio, perché anche per la storia delle benzine con il motore BMW della Brabham di Nelson Piquet, rientriamo sempre nello stesso. Però sono due nomi. C'è Pisoni Piquet, ma c'è sempre anche Eccleston, quello sì, sempre certo. Non sappiamo solo, e chiudiamo qui, quando finalmente Eccleston dirà che ruolo ha avuto nella famosa rapina al treno. Ecco, mamma questo mia. Non lo sapremo, forse te lo dirà. Allora amici, buona Pasqua a tutti quanti, buona Pasqua a te Antonio, alla famiglia, passa serenamente questa giornata e ecco che ti cercano, sei cercatissimo. No, ma non capisco, ho staccato il telefono e continuo a suonare, oggi tra il gatto, il telefono eccetera, non lo so. Fa tutto da solo, la tecnologia tutto, è la Pasqua, sono le sorprese dell'uovo di Pasqua, cioè sorprese senza uovo però. Vedi? Buona Pasqua a tutti. Amici, allora cliccate la campanella così riceverete tutte le informazioni sui prossimi video di motorsport.com, seguiteci, avremo delle sorprese, buona Pasqua, ciao a tutti.